Non so se ha sentito, negli ultimi tempi il governo, in particolare Salvini, vuole riproporre il ponte sullo stretto di Messina. Che ne pensa? Ma per me, diciamo, è positivo, per me, mo non lo so, ma questo non si farà mai, perché sono 50 anni che si deve fare questo ponte. Avevo 17 anni quella la Salerno-Reggio Calabria, è rimasta ancora così, quindi sempre ponte, ponticelli. Quindi rimarrà soltanto nel plastico portato da Berlusconi prima e Salvini poi, da Vespa. Ecco, quindi io penso così. Ma secondo me no. Perché? Che non si mettono d'accordo fra di loro. Soprattutto, mi scusi, ma i soldi dove li prendono? Non lo so. Lui dice che basterebbe un anno di reddito di cittadinanza o qualcosa del genere. Non so che dirti, guarda, secondo me non ci riesco. Non è che non mi interessa, non mi occupo, non mi informo, ho tanto altro da fare, quindi lascio perdere, perché non credo a nessuno. A nessuno, nessuno? Nessuno, a politica. Questo è compito loro, che noi non possiamo dire niente. Guarda, noi siamo l'ultima ruota del carro. Grazie. Aumentiamo di valore. Mi fa piacere. Cioè, dopo tutta la fatica, tutta la gente che fa di monte e valle, ma può fare un conto allo stretto di Messina, a lei ci vuole miliardi, mica ci vuole soldi. Si dovrebbe tagliare la testa a tutti i politici. Vabbè, non siamo in Francia al tempo della ghigliottina, in senso figurato ovviamente. Dovrebbero diventare, dovremmo fare anche noi come la Francia. La Francia sta facendo un sacco di casino perché ha aumentato 2 anni e vuole aumentare la pensione. Siamo solo in qua. Ah, va. Non ne penso proprio niente, perché non me ne frega niente e non voglio sapere niente. Perché? Perché prima qualcosa pure si diceva, si faceva, non fanno più niente, è inutile. Sono tanti anni che se ne parla, vediamo se Salvini porterà a termine questo progetto. Ce ne sono tante di cose da fare in Italia, però le infrastrutture ben vengano. Gli altri intervistati hanno detto: noi siamo favorevoli, però poiché siamo in Italia probabilmente quel ponte non si farà mai. Lei è d'accordo? Penso anch'io che non si farà mai, o comunque che ci voglia molto tempo. Sono favorevole perché io ho fatto l'autista, a volte sta pure 8 ore a fare la fila lì. Mo se si vuoi, che ne so io. Però alcuni cittadini dicono: ma se non è possibile aggiustare una buca? La buca la deve fare il comune. Ma se non c'è i soldi, il comune che fa? Saranno magnati tutti. E c'è chi dedica questo balletto un po' a tutti. Beh, forse a tutti no. E i nostri politici o no? No. Continua a ballare, signore. E si diverta. Arrivederci.